È stato presentato il restauro della volta della sagrestia monumentale della Chiesa delle Anime Sante, un intervento finanziato dalla Fondazione Carispac con un fondo iniziale di 30.000 euro. Intervento significativo perché si tratta del completamento del restauro di tutta la chiesa. La ricostruzione della chiesa aquilana fu finanziata dalla Francia. La sua inaugurazione ci fu nel 2018 alla presenza del presidente Mattarella. Con questo lavoro ogni singola parte della chiesa è stata restituita ai fedeli, dal luogo di culto, la cappella della memoria delle vittime, poi la sagrestia monumentale, che sarà adibita a esposizione di opere d'arte. Arte sacre. Anche gli studenti della Scuola di Alta Formazione dei Restauri di Beni Culturali Ecclesiastici dell'Istituto Aquilano di Scienze Religiose hanno potuto seguire il restauro, un intervento reso possibile grazie alla sinergia di diverse istituzioni, compresa Curia e Soprintendenza. È stata pulita la volta, consolidato tutto per ristabilire la coesione degli intonaci e delle pitture con il muro, stuccate le fessure, non è mancata la revisione e reintegrazione pittorica. A dettare la modalità di restauro l'apparato decorativo di matrice barocca. La restauratrice è stata Norma Carnicelli. Le fasi del restauro sono state diverse e molto complesse. L'occasione è stata la venuta del Papa. A questo lavoro ci ha tenuto in modo particolare Don Pinton, il Vescovo dell'Aquila, l'Arcivescovo, e ci abbiamo tenuto anche noi, perché la Fondazione in pratica ha attenzionato tutti i luoghi identitari per la città e della città e le ha messe in funzione appena dopo il terremoto. Ricordate l'imbocco alla città, Porta Napoli, il grande lavoro che è stato fatto nel parco ed altre cose che successivamente, il Torrione, sono Madonna de Fore. Adesso questa è un'altra iniziativa importante. Sapete che la ricostruzione è stata curata con l'intervento della Francia, mancava questo particolare che, pur piccolo, non dava completezza ai lavori che sono stati fatti. Abbiamo accolto questo suggerimento e inserendolo nel progetto e nel discorso della venuta del Papa abbiamo dato la possibilità di riaverlo oggi e riconsegnarlo alla città. Un lavoro che la Fondazione continuerà a fare anche nei confronti di altre iniziative, di altri suggerimenti, per ricucire lo strappo che purtroppo c'è stato con il cruento terremoto che ha naturalmente turbato gli animi, ha modificato le famiglie e ha sicuramente allentata la memoria storica.